Amici e amiche di Pitteico, un caro saluto. Siamo qui per il nostro consueto appuntamento con una delle stampe Pitteicon che ci hanno ordinato. In questo caso si tratta della Immacolata Concezione di Giambattista Tiepolo. Giambattista Tiepolo è un pittore veneziano del Settecento. Poco prima di lui dobbiamo ricordare che ci fu quel grandissimo personaggio di nome Caravaggio che ha influenzato tutta la pittura europea. E il Tiepolo, ispirato direttamente al Veronese, al Tintoretto, sembrano voler riportare all'ordine la pittura, ovvero quel criminale di Caravaggio si era permesso di mostrare un altro mondo, il mondo della gente povera, prostitute, bari, una drammaticità dell'esistenza ben espressa dalla sua potenza espressiva pittorica. Ecco allora che quasi a negare il Caravaggio, a cancellarlo come un'esperienza da dimenticare, arrivano Veronese, Tintoretto e Giambattista Tiepolo. Le immagini cambiano. Per continuare il confronto facciamo un esempio proprio con una Madonna e ricordiamoci della Madonna dei Pellegrini, dipinta dal Caravaggio. Ricorderete che è un bel donnone sulla porta di casa con un bambino di cui si percepisce la pesantezza e la realtà, e i pellegrini sono due straccioni. Caravaggio mette in primo piano i piedi sporchi di questi due viandanti. Tutt'altra musica, Giambattista Tiepolo. Giambattista Tiepolo dipinge l'iconografia classica della Madonna e ce la mette tutta, mette l'obelisco, mette la colomba, mette la corona di stelle, gli angioletti, ma la Madonna è una donna slanciata, bella, i suoi vestiti e i drappi fluttuano come leggeri, come fossero nuvole. Sta schiacciando un serpente, ma pare un passo di danza, leggero, preme lievemente, e anche le mani giunte, come potete vedere, sembrano anche qui un gesto teatrale. Non sono come le potremmo fare noi, ma così, leggiadro. Quindi siamo di fronte alla pittura che vuole affermare un mondo bello, teatrale, gioioso. Non a caso proprio in questo periodo a Venezia aprono ben 17 teatri, e questa scena che Tiepolo ha dipinto vuole rincuorare. Qui troviamo semplicemente luce, bellezza e gioiosità. Questa stampa, come tutte le altre che noi realizziamo, viene ora timbrata, firmata e spedita al cliente. E noi invece cosa dobbiamo fare? Prima di tutto ricordiamoci che siamo nei social e quindi dovete mettere like, condividere e condividere e poi ancora condividere. Dopo tutta questa condivisione ci diamo appuntamento alla prossima stampa, che magari è la vostra.